Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. Possiamo definire che è arrivato a Sanremo in maniera rocambolesca tempo fa per fare le prove, però insomma ci ride, ci scherza, naturalmente siamo felici di avere qui Enrico Ruggeri. Ciao ragazzi, ciao, ciao a tutti. Perché lo ricordiamo, insomma c'era brutto tempo. C'era brutto tempo, neve, non come oggi che è una bellissima giornata. Sì, ci siamo girati un po' di volte in autostrada, volevamo rivedere Milano e poi guardare verso Sanremo e poi le montagne, però è andata tutto bene, insomma. Tutto bene. Invece per quel che riguarda le prove con le Negritero, i Paci, mandate. Pure la canzone, insomma, mi piace, ovviamente, se no non sarei qua. È una canzone intensa, con un bel testo, con un bel andazzo rock and roll. È la parte dei Negrita che preferisco. I ragazzi stanno bene, a parte la battuta sul titolo, ma insomma c'è molta sintonia. E quindi poi c'erano i Paci con la tromba, il flicorno, quindi insomma dovrebbe essere una performance interessante. Assolutamente sì, Negrita, che sono stati i nostri ospiti, hanno detto siamo onorati perché parliamo della storia della musica italiana. Io, per far vedere che sono un po' più giovani di me, ma neanche tanto, no insomma sono una delle band più importanti tra quelle che hanno calcato i palcoscenici italiani negli ultimi 30 anni. Enrico, subito dopo questa apparizione sanremese, che cosa succederà? So che c'è... Mi fa piacere che tu mi faccia questa domanda. Perché c'era Valentina Spada con i cartelli, chiedigli cosa succederà dopo. C'è che faccio il disco, sono quasi finito il disco, ma non so se si chiama ancora così, però ho scritto delle canzoni nuove che usciranno a metà marzo. Ci puoi dire altro? Ma no, nel senso, poi vengo a parlarne, adesso non voglio come dire usare questo palcoscenico per parlare di me, però è un album della svolta, molto interessante. Ma svolta a livello di scrittura musicale? Scrittura musicale arriva dopo 3 anni dal mio album solista ultimo, perché gli ultimi 2 anni li ho spesi molto volentieri, peraltro con i Decibel abbiamo fatto due album, l'anno scorso ci siamo visti anche qua peraltro, e quindi non assomiglia ai Decibel, non assomiglia a Ruggeri di prima, ci sono tante cose della mia vita ma con caratteristiche sonore molto molto diverse. Quindi la curiosità cresce in assoluto. Fatto posto. Devi venire a presentare appena ci sarà l'occasione nella nostra sede a Radio Bruno. Enrico, senti, hai vinto più volte il festival, hai scritto delle canzoni bellissime anche per chi... arredato casa, perché un po' di premi della critica, 2 palme, insomma, sì. Infatti, i premi dove si tengono, dove li tieni? Allora, si mettono in quello che fa le cose bene, come io ho fatto, si mette in una cassetta di sicurezza, si fa la copia e si tiene la copia a casa. Veramente? Non per so forza, come... devi far così, non si sa mai nella vita. Io so che poi ci sono alcuni che posizionano la copia in varie parti della casa, che non è propriamente il salotto, dipende. Vabbè, ma poi quelli che fanno gli snob lo mettono in bagno per far vedere che poi lo guardano e piangono. Sì, ho vinto io, però poi quando arrivo agli amici, no, ma non me ne frega niente, l'ho messo in cucina. Assolutamente. A proposito appunto di Sanremo, in questi 69 anni una canzone... Li ho visti tutti però, No, cioè, lo so. Va bene che... Ma nemmeno io, No, tu si vede, ma con me potrebbe nascere il dubbio. Allora, c'è una canzone invece che, boh, avresti voluto scrivere, interpretare. Beh, Sanremo ha prodotto anche grandissime canzoni. Me ne viene in mente una che ricordo da bambino, che è Canzone per te di Sergio Endrigo. Te la ricordi? La festa è appena cominciata, è già finita. Ecco, quella secondo me che vinse è uno dei casi nei quali una canzone vince e rimane nel tempo e meritava di vincere. Allora ringraziamo Enrico Ruggeri, da Nilla Pizzi è tutto, arrivederci, grazie Enrico. Ciao da Nunzio Filogamo, amici vicini e lontani. Radio Bruno, in diretta dal Festival di Sanremo. In collaborazione con Mondo Convenienza, Modena Giochi, Italpizza, Biper Banca, ODS Giocattoli, Renault Franciosi, Grissinbon, Marlu Gioielli e Dipinto di Blu, la moda che fa stile.